Che siamo in diretta anche sul Piana TV, il canale 681 del digitale terrestre per tutta la Calabria ionica e tirrenica, quindi accendete il televisore, guardateci, ascoltateci. Buonasera ad Alessandro Enrico. Buonasera Ale. Buonasera a voi, ciao. Innanzitutto come va Ale? Benissimo, va tutto bene, stiamo si va avanti. Possiamo iniziare questa bellissima chiacchierata con una domanda per vedere un po' che cosa hai fatto in questi anni in cui non sei stato sulle scene artistiche e sei ritornato oggi alla grande? Certo, guarda, io fondamentalmente ho fatto una marea di cose, chiaramente non visibili, nel senso che ho fatto una scelta, come ti ricorderai, 15 anni fa, di fare un percorso, se vuoi, appunto meno televisivo, però cercando insomma di seguire quelle che erano le mie esigenze in quel momento, che era ho bisogno di fare un po' di ricerca, di studiare, di approfondire delle cose, quindi volevo camminare con le mie gambe e seguendo il mio tempo, quindi fondamentalmente ho portato avanti un percorso musicale, sempre con un progetto parallelo, diciamo molto di ricerca, prodotto da Gianni Maroccolo e un chitarrista di Marrone Kunz. Ho lavorato collaborato con Edoardo Sanguinetti, che è il più grande poeta probabilmente del Novecento italiano, e dopodiché ho vissuto, ho fatto una marea di cose, quelle che diciamo la vita che avrei probabilmente vissuto, che volevo fare, ecco. Io direi subito di arrivare al singolo e alla tua partecipazione a Sanremo come 15° concorrente in gara. Sì, è stata una operazione quella molto divertente, insomma, diciamo, che quando ho saputo che quest'anno a Sanremo avrebbero presentato solo canzoni che parlavano d'amore, ho voluto rispondere a questa cosa che consideravo abbastanza ardita, se non addirittura grave, il fatto di sembrava un po' una censura preventiva, no? Il fatto di dire chi vuole partecipare a Sanremo scriva solo canzoni d'amore. Io avevo questa canzone che insomma il mio paese mi fa mobbing, non è veramente una canzone d'amore, perché ritengo che insomma la musica debba raccontare la realtà a 360 gradi, anche nei suoi aspetti meno belli, insomma, no? Siamo in un momento storico un po' particolare, c'è una crisi abbastanza devastante, quindi sembrava un po' una scelta anacronistica. E quindi abbiamo fatto questo scoop in cui la canzone veniva ripescata per forza nel cast di Sanremo come 15ª canzone in gara. Alla fine vinceva il festival e si è creato un cortocircuito della realtà e finzione, perché la stampa, i giornali rilanciavano la notizia e gente chiedeva ma è vero, non è vero, insomma un gioco per riportare la realtà al festival. Quindi poi che pure è stato seguitissimo sui social network con l'hashtag Sanremo Performance. Sì, Sanremo Performance è stato un bel, non so adesso i termini tecnici, però è stato molto seguito, è diventato virale, mettiamola così, e questa è la cosa più interessante, perché evidentemente la realtà vince sempre, no? Poi, insomma, questo gioco si è capito che in realtà è un gioco serio. No, poi vedremo pure in TV, per gli amici che ci stanno guardando su Piana TV, vedremo il tuo video quando ascolteremo pure il tuo brano, che è un video molto simpatico, ironico e carinissimo, cioè la presentatrice che arriva sul palco. Sì, beh, cioè, era chiaramente, siamo entrati proprio nella parte, quindi questo Sanremo che abbiamo fatto in maniera virtuale, qui appunto non ci hanno dato il pass per andare sul palco quello reale, no? Quello di ci hanno dato il palco secondo, quello un po' più sfigato, senza pubblico, gli strumenti erano strumenti giocattolo, e quindi era un modo, insomma la canzone come sentirai è una canzone molto ironica, sarcastica. E volevo riportare nel video e nel modo anche di raccontare questa canzone nella promozione che sto facendo, insomma, volevo riportare, insomma, cercare di essere coerente con il modo proprio con cui ho scritto questa canzone. Questa è una fotografia
situazione abbastanza drammatica, però l'ironia è quel canale, come dire, comunicativo alternativo che spero arrivi direttamente nelle teste delle persone. Alessandro, io siccome ho qui il mio co-conduttore virtuale che è Giuseppe Calvano, oltre che, come te l'avevo detto fuori onda, è un tuo grande fan, voglio sapere da lui se ha una domanda per te. Sì, io ne ho due, intanto ti faccio la prima. Diciamo che dall'amore stretto stretto dei tuoi primi due album alla nuova guerra, come hai definito il tuo ultimo singolo che uscirà insieme all'album, diciamo che è un Alessandro Enrico cresciuto o sei sempre stato un po' così particolare? Ma dunque, nel primo disco io ricordo c'era una canzone che si chiamava Moltitudini, che era una canzone, insomma, che già affrontava chiaramente determinati, così aveva una, non parlava d'amore, ma raccontava una condizione che era quella che vivevo all'epoca, 19 anni. In questo senso sicuramente ho avuto sempre uno sguardo mondo che non fosse puramente sentimentale, emotivo. Dopodiché è chiaro che c'è una crescita, ma la crescita credo che sia inevitabile in tutti questi anni. E poi, insomma, se si possa parlare di evoluzione, non tocca a me dirlo. Io quello che ho sempre fatto è raccontare quello che vedo. Oggi ho qualche strumento in più e allora lo uso. Giuseppe, la seconda domanda? La seconda domanda, io mi ricordo una sua dichiarazione di parecchi anni fa, che gli domandarono quando lui ancora non ritornava sulle scene: amici, scelgo la musica. Cosa ne pensi di amici nel frattempo fino al 2014, come si è evoluta la situazione, quindi con i talent? E cosa ne pensi di questi talent? Dunque, è una domanda molto complessa, perché se mi metto nei panni di un giovane che vuole fare musica oggi, insomma, abbastanza dura, perché non esiste più una discografia, diciamocelo pure chiaramente, si è suicidata completamente e appiattita a quest'idea, diciamo, del talent, che per carità, come opportunità, io quando c'è un'occasione, un'opportunità, sono sempre favorevole, sempre che è l'unica via possibile. In questo senso, allora, quando mi chiedevano se avessi, che cosa volessi fare, sai, io poi alla fine, tu lo sai, sono un cantautore, le canzoni che scrivo. Nei talent questo è un limite fondamentalmente, no? Perché si cercano delle pop star a cui puoi far cantare cose scritte da altri, un meccanismo che, insomma, tutti più o meno conoscono. Io non riuscirei, probabilmente non ho l'età, insomma, per farlo, ma proprio non ho neanche la testa per fare una cosa. Alessandro, l'ultima domanda e poi ti lasciamo andare ai tuoi impegni, che immagino saranno tantissimi. Che rapporto hai tu con i tuoi fan e soprattutto con i social network, con i tuoi fan? Come ti ritrovi? Perché sei seguitissimo, cioè la tua pagina Facebook ha più di 6.000 contatti, quindi... Guarda, io sono credo che, insomma, prima raccontavamo a telefoni spenti, come dire, telefoni spenti che appunto non si vendono più dischi, la situazione, ma adesso ho detto, insomma, la discografia è finita, sicuramente le cose sono molto peggiorate da un certo punto di vista rispetto al passato. Credo che però ci siano anche delle cose positive, il fatto di poter comunicare oggi a 360 gradi con le persone che ti seguono senza dover, per esempio, convocare una conferenza stampa per dire che fai delle cose, no? Adesso c'è questo, si sono un po' ridotte le distanze, anzi azzerate completamente, quindi questo è un fatto molto positivo. Poi la comunicazione, secondo me, è una cosa molto importante, quindi hai ragione. Credo che bisogna, cioè, se cerchi, insomma, sui miei profili la quotidianità e il gossip, è difficile che lo trovi, il cappuccino e il cornetto la mattina non lo trovi, insomma, magari trovi delle cose, delle riflessioni, oltre alle cose che faccio, anche dei post, delle cose che scrivo, che spero possano, insomma, accendere delle lampadine. E progetti a breve, invece? Oltre, vabbè, c'è il disco. Continuare, sì, a far sentire questa canzone e poi un'altra, e poi a un certo punto ci sarà sicuramente il CD. E continuare a raccontare le cose che scrivo attraverso la musica, insomma, quello che sono oggi e quello che vedo oggi, e provare a dire qualcosa che, insomma, appunto, come dicevo prima, non sia puro intrattenimento, almeno non sia soltanto quello, ma
serva anche ad accendere, come dicevo prima, delle lampadine nelle teste delle persone. Ok. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, spero che ci verrai a ritrovare presto qui su Radio Stonata, e un grande saluto da parte mia, e Giuseppe, tu da fan? Sì, io gli ricordo che il CD Esiste Io è sempre nel mio cruscotto, quindi ogni tanto lo metto dentro e lo ascolto. Ti ringrazio per l'intervista. Sono io che ringrazio te e voi due, insomma, siete stati fantastici, grazie. Ci andiamo ad ascoltare invece subito il tuo singolo Alessandro Enrico con Il mio paese mi fa mobbing qui su Radio Stonata. Il mondo è veramente grande e terribile e complicato. Ogni azione che viene lanciata sulla sua complessità sveglia echi inaspettati. Egregio presidente, mi sente, le scrivo questa mia perché non ho più niente. Sono inchiodato ad un futuro apparente, imbalsamato come tanti in un eterno presente. Uno stato sempre aggiornato e un bel profilo, ma che glielo dico a fare? Non è lo stato che volevo abitare, ma un fiume in pena pieno d'acqua, lacrime a mare. E in questo stagno a noi bei rospi schifosi, nani e ballerine ci dovrebbero salvare. Le preghierine la sera, che poi bel tempo si spera, giuro non lo accetterò mai più. Questo paese mi fa mobbing. Muore ogni giorno, io non ne ho avuta mai, ma mica è andata meglio. Il cervello è sottovuoto in salamoia, che su una stella l'inutilità sfavilla. Se lei ne sa qualcosa, sia quel che sia, lo dica chiaro e forte, o almeno voglio un foglio di via. Il corpo del reato certificato, un calcio in culo, giuro proprio non ne posso più. Questo paese mi